Rivedendo l'ultimo tango, l'hai detto già, rivedendo l'ultimo tango, hai visto, anche perché l'hai fatto, eri molto giovane e l'hai fatto in modo così avventuroso, l'hai, cioè, ben capito, completamente riscoperto, quasi come fosse un film che hai fatto ieri. No, l'ho rivisto, ho rivisto il restauro quasi completato, diceva da Dio, e che aveva fatto Storaro, aveva seguito Storaro, e la coppia è bellissima, e come diceva un'amica prima, un po' addirittura risplendente, ma secondo me quello che avevo visto io è vero, sì, la coppia è bellissima, è nuova, eppure c'è quell'arietta che oggi si chiama un po' vintage, come certi vini, insomma, certi vestiti, sono vintage, anche io mi sento vintage, ed è tutta una, insomma, una rievocazione per chi c'era. La pellicola restaurata e che ti fa questa impressione, nell'epoca del digitale abbiamo sentito di tutto, pro, contro, cioè il conflitto pellicola digitale, non ho mai avuto problemi di questo tipo. Se voglio fare un film, a un certo punto mi interessa che il film venga realizzato, che sia pellicola o digitale. Oggi, siccome mi sembra che non tanto per decisione personale, ma proprio o fatalmente, il cinema è cambiato. Il cinema è cambiato col sonoro, prima era, il cinema era un bebè e non parlava, poi è diventato grande e ha cominciato a parlare, poi era bianco e nero, bellissimo, se mi capita di vedere qualche vecchio film, e poi proprio il colore, e poi alla fine c'è questo cambiamento dal negativo al digitale. Quello che si fa, quello che si fa adesso col digitale è cercare di imitare com'era la pellicola, che è sbagliato, bisogna andare dentro in mezzo che, con cui ci si trova a confrontarsi e prenderlo per quello che è, non piegare il digitale a essere una vice della pellicola. No, è un'altra cosa, un altro mondo. E quindi io sono, così, sarei disposto a lavorare con i sistemi più nuovi. E mi piace proprio questo modo che è il cinema di rinnovarsi. Scusate, ho una bocca molto secca, mi tocca bene. E come al solito ti distingue la curiosità. La curiosità non ha mai avuto interruzione, nonostante lo straordinario successo che hai avuto.